fare la partita come doveva fare, giocando in casa, poi avete pagato caramente un paio di errori sul gol e l'azione successiva. Sì, però credo che oggi non siamo stati noi stessi, nel senso che abbiamo fatto un po' di fatica, al di là delle pratiche della Spezia che ha giocato bene, ha fatto una buona partita. Abbiamo fatto un po' di fatica, quindi anche le situazioni da, che abbiamo concesso a loro sui errori individuali, da parte per la male, credo che sia legittimo di che la squadra non fosse come la volevo io. Pazienza. Nel senso che lavoreremo per andare a fare la partita alla Spezia, andremo a fare la partita alla stagione, tanto sapevamo che comunque bisogna andare lì e fare un gol, bisogna farne due. Quindi cercheremo di fare questo. Se invece non ci dovessimo riuscire, pazienza, la Spezia vuol dire che è dimostrato di meritare il passaggio del turno e faremo i complimenti. Però prima di fare i complimenti faremo il conto con la difficoltà. Senti, dal punto di vista tattico rifaresti la stessa formazione, forse non ti puoi preoccupare? Sì, no, no, rifarei la stessa formazione perché tante alternative non ne avevo. Quindi ho due giocatori in panchina che non stanno bene, Mazzocco e Thomas che non stanno bene, quindi le scelte sono anche dovute al fatto dei giocatori magari. Sì, e quindi ho preferito giocare in questo modo e le rifarei tranquillamente. Si è subita un po' la loro aggressività sicuramente, perché loro sono stati abbastanza. Sì, ha giocato molto in pressione su di noi, abbiamo fatto fatica a giocare la palla perché abbiamo giocato due volte la palla indietro e questo dico, per quello dico che non abbiamo avuto, per virgolette, la personalità di cercare di porre il nostro gioco, abbiamo fatto proprio i passaggi dietro. Nessuno si è preso l'iniziativa di guardare le punte, visto che eravamo tre, quindi è naturale che abbiamo favorito poi il pressing della Spezia, perché comunque tutte le volte che va la palla al portiere la squadra guadagna metri e quindi eravamo poi in difficoltà sulla palla della Spezia. E per quello che dico che potevamo far di più, dobbiamo far di più, ecco. Non è al di là dei meriti dello Spezia, credo che ci sia, per virgolette, un po' di nostri demeriti. Quindi dovremmo in quel senso avere un po' più di personalità, di voglia di imporre il nostro gioco, al di là degli errori, anche perché tanto io sempre dico che non rischiando mai, tanto gli errori avvengono lo stesso, infatti l'abbiamo dimostrato, cercando di giocare la palla dietro, abbiamo preso due azioni per un gol e un'espulsione per aver paura di giocare, quindi tanto vale provare a giocarla in modo più orgoglioso e intenso, anche perché devono, i giocatori devono pensare che comunque sia l'unico responsabile, qualora le cose dovessero andare bene, ma bene no, ma le cose dovessero andare male è colpa dell'allenatore, che sbaglia la tattica e sbaglia la scelta dei giocatori. Quindi su questo, quando gli chiedono di giocare la palla, lo devono fare perché devono essere convinti e sicuri che comunque sia nessuno mai di dire niente. Si può dire che aspettava più personalità e i metri in centrocampo che si trova un po' più avanti, il Bonaccini più vicino. Ma no, ho provato in questo modo qua, cercando di ovviare al loro pressing e non ci siamo riusciti, per ovviare la bravura loro, proprio per il merito. Il demerito c'è anche da parte loro. Quindi bisogna puntare pagina. L'impressione è che ci fosse anche proprio un calo fisico nel secondo tempo. Ma questo secondo me non è così, ma è una questione mentale. Impressione? No, 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 ma certo, è una questione un po' mentale. Mentale. Un po' mentale secondo me perché quando le cose... Preso il gol forse ha perso. Esatto, non ti vengono e poi non riesci a porre il tuo gioco. Sì. Eppure l'inizio della partita è stato molto di marca pavese. Perché di solito partiamo al contrario, quindi ho detto, vedi che stavolta è niente. L'altro playoff è finito 2-1 per il Legnano, impressioni? Ha vinto fuori casa. Ha vinto a Salò. Non sono facili queste partite, sarà giocare anche il Salati fuori casa con lo Spezia Legnano, ma lo Spezia lui faremo. Grazie, grazie.